Cosa? Guarda che c'è sta una pizzicata che la dà. Io sta una mattatella. Io ho fatto pane per l'uomo. Madonna, che buono il profumo del battuto. Secondo me nella casa nuova registrare le ricette sarà una figata. Perché c'è proprio lo spazio frontale. Vedi? C'è proprio... L'ho fatta apposta. Proprio spazio. L'ho voluta apposta. Ho organizzato la casa nuova a mo' di video. A favore di video. Senti, comunque quant'è che hai comprato sto macinato? È intatto. Mamma mia, la roba del Pewex diventa col giorno stesso che la compri. Ma ho capito se è bello o se è male. Ci metto il sugo allora? Faccio col sugo così domani abbiamo la pasta. Ah, ma la pizza la mangiamo a pranzo o a cena? No, la pizza è pronta la più giorni. Ah, io avevo... Stefano, le avevo detto domani, pomeriggio, guarda, stasera. Ma come va? Madonna, che ci da tutto qua per fuori? Io lo so, magari la mia è un bicchiere d'acqua, non sono mai capito. È vero che quando... Ma il coltello non l'ho messo, non ce l'ho messo io. Coltello quando... Stai col ciclo e te puoi riposare, stai meno male. Quando sto fuori... Che tosta. Ah, cazzo, no, ti metto pure questa, io lo fa riposare nel frigorifero. Meno male mia madre mi ha dato queste carote. Grazie mamma per le carote. Sono rimaste 11 nel frigo rotto. Oh, mi si ammusciano sempre, mi si rovinano tutte. Mi ci voleva il frigo rotto per farmi rimanere le carote intatte. Il segreto per fare le patate? Farle cascare tutte per terra come il polpettone di mamma. Ti ricordi quella sera che mia madre era stata alle ore a cucire perché pensavo che stava a cascare tutta la ciotola con l'acqua. Vabbè, di il segreto. Allora, voi capate le patate? Tu gli stai svelando troppi segreti. Le tagliate tutte a rondelle fine, tipo le chips, tipo le cricche e crocche. Poi si mettono in acqua, gli date un paio di bagni. Sì, si fanno un paio di lavaggi con l'acqua, in modo che scarica un po' d'acqua. Un po' di lavande vaginali. Poi di lavande vaginali. Dopo che si mette dentro una ciotola con l'acqua e si lasciano in frigorifero 24 ore, una cosa del genere, 36 dipende. Almeno una giornata. Se mettono in frigo, Sì, vabbè, minimo 24 ore, in modo che scaricano. E dopo di che prendono... Ne faccio vedere una. Si cominciano tutte a incurvare, vedete? Come si incurvano? In modo che quando si cuociono rimangono distanziate e diventano croccanti, no? Senti, a casa nuova qui tocca fare la rubrica di cucina, sì. Perché le ragazze mi chiedono sempre le ricette, io vi dico sempre che le farò, ma in questa cucina è impossibile girare video ricette fatte bene. Invece a casa nuova ho proprio creato l'angolo post preparazione, sì, video. Ha creato lei l'angolo post preparazione. Vabbè, io l'ho realizzato mentalmente, che poi ho chiesto a Furio. Io ti ho detto come che volevo. Che cosa hai realizzato te mentalmente, chi? Come volevo la cucina, l'ho strutturata. Che hai fatto? A Silvia, ma vaffanculo. Che c'è la faccia come il sedere. Scusa, tu non la volevi fare ad angolo tutta, io invece la volevo fare tutta angolo, tu la volevi fare spezzata, io ti ho detto no, la voglio angolare. Il lavandino te l'ho chiesto io sotto la finestra, tant'è sì, vero che sì, non ci abbiamo dovuto spostare sì, pure le finestre perché okay, io volevo che così. Ha strutturata te? Vabbè, io ti ho chiesto come la volevi. I giorni interiori. Però io ti ho chiesto come la volevo, la penisola, l'isola centrale l'ho voluta io. Non di parolacce che poi devo bippà. Senti, ma qui non tu stai per aggiungere il vino? Ah, oh, 21esimo giorno di quarantena. Comunque qualcuno mi ha detto, no, sono solo 11 giorni. Raga, noi stiamo a casa dal 5. 5, veramente, vabbè sì, dal 5 che io non esco di casa con Stefano, perché hanno chiuso le scuole, ancora non era zona rossa, io non sono più uscita. Quindi a casa dal 5, oggi è 26, quanti giorni so? 21? Giusto lì? Quanti so? Vabbè, io la matematica non è che andiamo tanto a braccetto, però dovrebbero essere 21 se non mi sbaglio. Guardate che bella aspettate, cicce mie, guardate qui, alla, ragazzi.
ragazzi, voilà, voilà, voilà. Adesso ci metto tre bei barattoloni di pomodoro, perché a me il ragù mi piace che devo fare tipo 1,5 kg di scarpetta. Il sale ce l'ho messo, adesso ritiro un pochettino il vino. Sì, lo so, c'è il vino rosso, ma il vino rosso si è asciucciato. Buone. E installando un nuovo tetto a stendole composite. Per colpa della muffa e della pianta. Stiamo lavorando da quasi che c'è, vuoi cartoni? Ho già accumulato 5.800 dollari di interessi. Tanto è finito. Vale. Sarà possibile terminare entro le 6 settimane previste. Se vogliamo venderla bene, dovrà essere completa. Allora, non si può lesinare. Deve essere una bella cucina. Pensi su misura, top ingredienti, pavimento in pietra. Materiali pregiati, è importante. Allora, se mettiamo legno scuro nel soggiorno, nel salotto, in sala da pranzo, perfetto, c'è un lattino chiaro, in cucina e all'ingresso, e tutto il resto nello scuro. Qui ci vuole assolutamente la stessa, ci deve essere. Ok, 1000 dollari. Se fosse solo una notte, ma dico una, c'è un dormire con il libro sotto il cucino, perché in casa... E poi sistemiamo le scale in modo da coprire l'alzata e rivestire. Speriamo che Stefano non viene. Lo sai quando è di sta punta? Che vi ricorda sta cosa? Chi c'era? Vabbè! Vivete con carta un pensierino. Però lui non si addormenta, quindi abbiamo paura che entra. Mi sa che io un carto dopo. Con pena ai tempi del coronavirus. Sì. Tra l'altro gli ho organizzato una piccola caccia. Gli ho organizzato una piccola caccia al tesoro per trovare quei due regaletti. Guarda che bello! Non mi sta a fa casino. Senti che casino. Ma non si può fare. Che pietre, che pietre, che scoppiano pazienza, voglio la linea.